giusta, con l'entrata in vigore della legge 20 agosto 2001, numero 336, sono iniziate le pesanti sanzioni penali per gli interessi. Quinta giornata di campionato, dunque oggi oltre Povo Ghera Casale, la sfida dei grandi ex, in particolare di Lino Gaffeo, acclamato dalla tribuna del Parigi, ancora impegnato adesso nei saluti, nei convenevoli con gli spettatori del Parigi, dello stadio Vogherese. Attenzione, l'iniziativa di Pozzi, il traversone interessante, prova la conclusione, palla sul fondo, ha provato la girata Bondi. Al quarto minuto, oltre a Povo Ghera pericoloso del Casale, ancora poi Bettoni a riproporre verso Coccu, la palla dentro, attenzione Monopoli e salva con i piedi Baldi, ottima occasione per l'oltre a Povo Ghera al decimo con Monopoli. Villanova dentro, buona la giocata di Mamsi sulla sinistra, traversone morbido, arriva il colpo di testa, ci ha provato Fassone che non è riuscito a dar forza al suo tentativo aereo, grande spunto di Mamsi, trova Chimenti, va a largo da Ramini, zona cross, cerca spazio Ramini, parte traversone, su primo palo un tiro e poi c'è il gol di Bondi, ha messo in rete Bondi sul tiro cross di Ramini, deviato il portiere, poi Bondi ha insaccato 1-0 per l'oltre Povo Ghera al minuto 14. Rimesso in zona d'attacco per gli ospiti. Adesso arrivavano 5 minuti prima che iniziasse. Villanova libera Lodi. Attenzione al volo, la conclusione alta. Ci ha provato Marianini. Ottima l'apertura verso Coccu che può prendere velocità sulla destra. Traversone basso. Arriva la conclusione, salva Cintoi. Bondi ancora, sì. Coccu per Bondi. Vedete come è piccolo, grazie, scherziamo. Attenzione alla sponda, può inserirsi per la conclusione, il palo esterno del Casale. Mercai ha colpito il palo, Mercai al 37. Garavelli, Mamsi sulla sinistra. Attenzione alla sovrapposizione, Villanova. La conclusione di Cappai che non riesce a inquadrare lo specchio, era più un cross forse che un tiro. Mamsi, una spinta su Coccu, arriva ora al fischio di chiusura, oltre Povo Ghera avanti 1-0 sul Casale al termine dei primi 45 minuti, decide la rete di Bondi. Garavelli su punto di battuta, palla che gira, colpo di testa al palo, clamoroso palo del Casale. Mazzucco, occhio che era un po' sbilanciato oltre a Povo Ghera, occhio da Silva che quando prende velocità è inarrestabile. Ferrari da Silva prova a sfondare, la palla arriva a Mamsi, perde l'equilibrio, poi si rialza, prova ad andare via, ancora Mamsi insiste, la conclusione sopra la traversa al 29. Ancora Buglio, palla che gira dentro l'area, colpo di testa due volte, se la trova Licizza che salva sulla linea, sul colpo di testa, doppio di Mazzucco. Attenzione, calcio di rigore, Romano messo giù da Baldi. Daniello contro Baldi e spiazzato Baldi, 2-0 dell'oltre Povo Ghera, non sbaglia Daniello dagli 11 metri. Salirebbe a 13 punti l'oltre Povo Ghera, eccolo qui il fischio di chiusura, oltre Povo Ghera che batte Casale 2-0, le reti di Bondi nel primo tempo e poi Daniello nel recupero.